Terribile tragedia a Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove il corpo esanime della piccola di 5 anni Vittoria Scarpa è stato recuperato in mare dopo 2 ore, nonostante gli sforzi dei sanitari, e deceduta poco dopo nell'ospedale di Castellammare di Stabia. Sebbene l'ipotesi maggiormente verosimile sia quella del tragico incidente, la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Gli inquirenti vogliono capire come la bimba sia potuta arrivare in mare senza che nessuno si accorgesse della sua presenza. Ieri mattina la piccola era con la madre e con la sorellina minore nel Lido Risorgimento a Torre Annunziata. L'allarme poco prima delle 14, quando la donna ha perso di vista Vittoria e ha cominciato a chiamarla a gran voce. Decine i bagnanti che si sono uniti nelle ricerche, mentre sui social sono stati pubblicati e condivisi post con le foto della bambina e l'appello a rivolgersi subito alle forze dell'ordine nel caso la si fosse vista. Il corpo è stato recuperato circa 2 ore dopo, era fermo all'altezza di una boa. Vittoria era in condizioni critiche, ma respirava ancora. La bimba è stata portata d'urgenza al San Leonardo di Castellammare di Stabia, ma non c'è stato nulla da fare. È deceduta poco dopo il ricovero, intorno alle 16:30.